Cosa ci sarà dentro a questi vecchi computer? Ciao, bentornati nel bunker di MVV Blog. E questi vecchi computer sono quelli che abbiamo preso da quello studio di produzioni televisive dal quale abbiamo portato via tutto. Questi sono computer abbastanza vecchi, ma ce n'è uno un po' particolare di cui veramente non si riesce a capire niente, che io sinceramente non credo sia neanche un computer così nel vero senso della parola. Questi invece sono due server della Dell del 2007 più o meno. Questi invece non ho idea, probabilmente qui dentro ci saranno delle schede video per fare montaggi video, non lo so. E ora lo vediamo, partiamo da questo cavolo di computer qui. Sono troppo incuriosito da questo oggetto, che secondo me non è proprio un computer. Sì, ok, abbiamo la tastiera con tutta una serie di funzioni aggiunte qui sui tasti, ma secondo me questo non è proprio un computer, perché in effetti questa dovrebbe essere solo una titolatrice video, capace anche di generare magari qualche piccolo logo da visualizzare a video. Il frontale non è il suo, questa è una roba rabberciata completamente, e l'unico modo è guardare dentro e vedere effettivamente qui dentro cosa c'è. A vederlo non sembra un computer, ma sembra una roba appunto industriale con una scheda madre qui sotto, e qui sopra abbiamo un'altra scheda, che sarebbe la scheda Genlock, in grado di sovrapporre i caratteri della titolatrice ai segnali video che entrano qui dentro. Lo provo ad aprire. Ah, tua mamma. Che viti di merda. Ma vaffanculo. Ma guarda. Che viti del cazzo. Mi sta già sulle palle. Ma noi cazzo, le palle. Diciamo che sta rischiando di volare dalla finestra così com'è. La tua mamma maledetta. Ok, si dovrebbe aprire. Eccolo qui. Allora, qua dentro c'è un hard disk, qui c'è il floppy disk, questo è un alimentatore normalissimo da computer, e qui c'è una scheda, come potete vedere, completamente custom. Qualche cavo che non è proprio collegato bene. Non c'è modo di aprirlo. Le viti sono fatte a Ok, ce l'ho levata. Tana della tua ognata. Questa scheda dovrebbe venire via. E sotto ci dovrebbe essere il computer. C'è una letta di raffreddamento e non ci passa. Dio mio, questa scheda che non esce fuori, mi incazzo. Vabbè, non importa. Vediamo che cazzo di computer c'è qui sotto. Non c'è una sega. Questo non è un computer. Ok, questi sono del 1995 addirittura. Non so che roba sia però. RISC OS 3.60. Ah, ok. Questi contengono il sistema operativo? Quindi non è proprio un PC. Credevo invece dentro magari ci fosse un 486, un 286, roba simile. Invece qui abbiamo la RAM, questa qui, e questo processore qua, VLSI VY86C7500. Ferma tutto. Questo effettivamente è un Acorn A7000, al quale è stata aggiunta una scheda Genlock per farlo diventare una titolatrice. Infatti, se lo guardiamo da dietro e lo confrontiamo con il sedere di un A7000, vedete che sono praticamente identici. E sono identici anche dentro. Infatti, questa è la scheda madre di un Acorn A7000. E questa è la scheda madre della VS. Sono identici. Sono proprio uguali. E vi starete chiedendo cosa è un Acorn. L'Acorn Computers era una compagnia britannica di elettronica con sede a Cambridge, che commercializzò computer con tecnologia RISC, che divennero popolari soprattutto nel Regno Unito. Erano computer per la casa, soprattutto per la scuola, e avevano una potenza di tutto rispetto, anche la grafica non era affatto male. Pensate che il processore è una CPU ARM che incorpora anche la scheda video e altre periferiche hardware. Praticamente come i computer che abbiamo oggi. Se ne volete sapere di più, vi lascio dei link qui sotto nella descrizione del video. Ho tolto questo pezzo da sotto questa scheda, quindi ora dovrebbe venire via. E qua sotto ci dovrebbe essere il simbolino di Acorn. Eccolo qui, Acorn Computers. Era nascosto dalla scheda Genlock. Quindi questo è proprio un A7000 dell'Acorn. Ora qua giù c'è un problema. Speriamo che la batteria qua giù non abbia fatto danni. Forse c'è una pista corrosa, ma è quella che va alla batteria. È una varta. Ah! Non penso che abbia fatto dei danni. Dovrebbe funzionare anche senza batteria. Sto per dare corrente. 3, 2, 1. Non è esploso. Anche perché è spento. Proviamo ad accenderlo. Ok, qualcosa succede. Il disco è partito. RISC OS 4 MB Acorn ADFS. Non si vede un cavolo. Qui qualcosa si legge, ma... Comunque questo coso è vivo. Dunque, lo spengo.
e lo accendo tenendo premuto il tasto del. Si dovrebbe resettare il BIOS. Battery RAM filed please reset to re. Come si resetta questo coso? Stacco l'hard disk perché non lo vorrei danneggiare a forza di fare boot avanti e indietro. Anche perché il sistema operativo è nelle ROM che abbiamo visto prima, non è nel disco. Quindi dovrebbe partire comunque. Allora ci provo ad attaccare una tastiera PS2 normale. Anche perché ha gli ingressi per mouse e tastiera PS2. Riproviamo con il Dell. Dice sempre la stessa cosa, però la tastiera qua giù va. Qua dietro c'è il tasto reset. Eccolo qui. Acorn ADFS, ma rimane fermo lì. Allora ci installo questa dongle, che va sicuramente attaccata qui. Riattacco il disco fisso. Disk error. Disk error è già qualcosa però. Reset ancora. Mi sa che se non ci metto la batteria arcimossa sto coso non funzionerà mai. Proviamo in un'altra maniera. Ho tolto tutto. Ho staccato anche questa scheda che comunque va a collegarsi qui. Dovrebbe partire anche senza l'hard disk collegato. Riproviamo. Questo monitor qui non legge segnali. Reset. Out of range. Maremma maiala, non si riesce mica a vedere. Proviamo con un altro monitor. Niente, non riconosce il segnale. Uffa. Proviamo con questo qui. Niente, out of range. Perché il segnale a 31 kHz non lo legge. Ma significa che qualcosa è cambiato, perché prima non era così. Ho collegato questo adattatore CGA to VGA VGA CGA e... ta-ta! Machine startup non completa, disco errore. No, questa cosa non dovrebbe accadere proprio. Ma qualcosa succede però. Cancel? Oh! Risco S3! Inizializzazione, ma che inizializza? Niente. Non ci credo! Ha caricato il sistema! Applicazioni? No! Ma dimmi te! Paint! Ma... cioè, funziona! 640x480, 16 milioni di colori, impossibile. Sì, in qualche modo sì. Ma ci sono solo 4 MB di memoria, quindi sembra tipo un'Amiga. Niente. Oh, eccolo qui. E il mouse però non va bene. Il problema è che questo mouse non va bene perché il tasto centrale... ah, sì, invece funziona. Ma non ci sono dischi. Dove lo salva? Non lo salva. Riattacchiamo il disco fisso e riproviamo. L'errore non è neanche sul disco fisso, perché lo dà ugualmente. Cerca qualcosa sul disco fisso, perché 2.4 è l'hard disk. Non lo trova, non lo legge, non lo vede, non lo so. Niente da fare. Non c'è versi, non si va più avanti di così. E io vi sento. Sostituisci la batteria tampone! Ma non si può. Questa è una batteria ricaricabile da 1,2 V. E non ce l'ho. La devo comprare. Ci sta anche che comunque l'hard disk non funzioni. Se avete dei suggerimenti scrivetemi qui sotto nei commenti, io tenterò di leggerli tutti e per il momento qui mi devo arrendere. Ok, vediamo cosa c'è dentro a questo computer. Cacciaviti di merda! Mi dà come l'idea che non ci sia niente di interessante dentro a questo. 3, 2, 1... L'ho aperto dalla parte sbagliata! 3, 2, 1... qualcosina c'è. Questo è un Athlon 64, scheda madre, ASRock K8 upgrade NF3, RAM DDR400, ragazzi, qui siamo a 20 anni fa. Lettore DVD-ROM, masterizzatore DVD riscrivibile, floppy disk, e qua giù ci sono le porte USB 2.0 e l'ingresso per il digital video, la FireWire. Power? Oh, è partito, è partito! Addio! È scoppiato, finalmente è scoppiato qualcosa! È partito! Oddio! Oddio! Finalmente è esploso l'alimentatore! Ho preso questo alimentatore per collegarlo qui al volo e mi sono reso conto di una cosa. Questa ventolina aveva i cavi semplicemente infilati da qualche parte qui così. Ah, merda! Ma come si fa a fare una cosa del genere? Ora, vediamo se questo qui in qualche modo può andare bene. Stai lì! 1, 2, 3. No, tu mamma maiala! E ora attacchiamo l'alimentazione. E ci riproviamo. Sei acceso! Funziona! Windows XP! Oh, non c'è neanche la password! Che culo! Guardiamo cosa c'è dentro. Adobe Premiere 1.5. Bellissimo, quanto l'ho usato questo qui. L'ho usato un casino anch'io. Risorse del computer. Guarda là. Avid. Auguri. Auguri. Prima comunione. No, però. Però. Guarda che figata. Questa è roba acquisita. Questo qui è pezzo di un VHS. Chissà se questa roba è stata fatta con l'AVS. Ci sta che sia stata fatta con l'altro computer. Anche questa, no, questa qui è roba presa da una videocassetta.
perché l'immagine traballa tutta, non è possibile che sia stato renderizzato qui. Questo computer funziona. Microsoft XP Professional del 2002, Service Pack 2, AMD Athlon 64 2008, è un Athlon a 2 GHz e 8, che però sta andando a 1 GHz e 8. Sì, perché gli Athlon mettevano sempre 1 GHz di più, così tanto per... Perché dici, comunque l'Athlon va come se andasse a 2 GHz e 8, anche se in effetti sta andando a 1 GHz e 8. Edius Pro 3 della Canopus, toghe in corsia DVD4. Oh, questa è robina proprio di quella divertente proprio. Mamma mia, mi rimbomba la fava solo a vederli. Oh, guarda là, questo qui è un demo della Pinnacle. Sì, questa è roba di 20 anni fa, capito? Un computer funzionante con XP e con tutti i programmi di editing video. Gli do una pulita, me lo sistemo, lo tengo da parte, perché non si sa mai, qualche video strano, particolare, dove io faccio delle cose strane. Ah! Vediamo dentro a questo invece cosa c'è. Ok, qua giù abbiamo tutti i condensatori esplosi. Però c'è una scheda di acquisizione video Pinnacle. E poi ci sono 1, 2, 3 dischi interni. Un disco estraibile del 2001, settembre 2001. 20 GB. Poi c'è un lettore DVD e un masterizzatore DVD. Questi qui però la vedo dura, io lo provo ad accendere lo stesso. Windows XP Professional. Addio. No, niente, niente, no, no, no. Ma che cazzo di tasto di reset di merda è questo? Questo è un Athlon 2400. Vediamo se si riesce a entrare dentro almeno Windows. Avvia normalmente. No, niente, niente, no, no, non funziona, non funziona. Su questo lascerei proprio perdere in partenza, perché tanto è completamente schiantata la scheda madre, ma posso recuperare la scheda video che c'è dentro, che sarebbe questa, la Pinnacle Pro Edition. Questa fa sia il video analogico che quello digitale. Eccola qui, c'è anche l'alimentazione. Chissà se questa scheda funziona ancora con tutti questi condensatori qui. Questo fa da GPU e anche da acquisizione per video analogico, digitale. La cosa bellissima è che non c'è un filo di polvere. Secondo tentativo, ci ho messo dentro una Matrox, Windows è partito in modalità provvisoria e sicuramente c'è un hard disk rotto che fa casino. Però il sistema funziona, provo a riavviarlo in modalità normale. Ma vaffanculo. Chiaio di sale. Voglio vedere se riesco a guardare cosa c'è dentro i dischi. Togliamo un paio di RAM. Vediamo se riesco a fare il boot nel sistema operativo suo. Lo sta caricando, vediamo, eh. Dai, ce la puoi fare, ce la fai. Sì! Ci siamo dentro! Non si riesce ad aprire nessun file. Non c'è niente, però non si può aprire niente. Auguri! Auguri! Cioè, ma facciamo solo compleanni? Anche qui c'è Premiere Pro 1.5. Video nero. Ah, ok, Pinnacle Liquid Edition. Ok, qui si vede qualcosa. Questo renderizza gli effetti in tempo reale. Eh sì, in tempo reale lo fa. Cioè, questo si trasforma tutto il sistema operativo in una suite Pinnacle proprio. Non è più XP. Uscire? Ok. Vabbè, almeno l'abbiamo visto in funzione. Voglio vedere un'altra cosa. Cosa c'è dentro l'alimentatore? Perché se non è messo tanto male, prendo la scheda madre dell'altro computer e la metto al posto di questa. Madonna, com'è leggero! Ma cosa c'è dentro? Nulla! No, vabbè, è una cazzo d'alimentatore anche questo qui. No, anche qui ci sono condensatori scoppiati. No, ma poi questa è veramente una cagata d'alimentatore. No. Armacero. Invece ho tenuto la roba più cicciosa alla fine del video, perché secondo me qui dentro c'è roba ganza. Questi sono due server, non sono computer normali, sono del 2007. Montano CPU Xeon. Qui siamo tutto su un altro pianeta. Come cazzo s'apre sto server? Prima workstation. Come minchia s'apre? Prima workstation. Boia. Cioè, qui siamo tutto su un altro tipo di qualità costruttiva. Qui ci sono tutti i dischi, qua sotto vediamo, intravediamo un pochino la scheda madre, e qua sotto in fondo ci sono i processori, con la RAM probabilmente. Ed è tutto smontabile a cazzo. Ed è tutto smontabile al volo. Anche la scheda video, basta fare così e si può togliere. Nvidia Quadro, vecchia, per l'amor di Dio, però è sempre un Nvidia Quadro. E qui i componenti sono tutti di un altro livello, qui condensatori esplosi non ce ne sono. E qui sotto ci dovrebbero essere i processori e le RAM. Oh, bestia! Doppio Xeon super bomba! E questi sono tutti i moduli delle RAM che si potranno estrarre? Sì, pazzesco, guarda, con l'alimentazione addirittura. Questi sono moduli da 1 GB DDR2. Idem, questi qui sotto sono da 1 GB. E le RAM sono suddivise per i due processori, per quello ci sono due banchi in questa maniera qui. Vediamo invece i dischi.
Questo qui è un Cheetah 300 GB che va a 15.000 rotazioni al minuto. Questa è roba da server. Per far vedere anche questo sarà uguale. Assolutamente identico. Qui c'è anche un SSD. Questo serve per il sistema operativo e basta. 480 GB però, mica seghe. Diamo un'occhiatina anche a questo. Allora, qui non c'è l'SSD, ci sono solo tre dischi. E non sono dei Cheetah, ma sono i Hitachi Ultrastar. Sempre 15.000 RPM, ma da 147 GB. La scheda video è uguale, è una quadro. Vediamo poi qui dentro. Qui dentro c'è qualche casino. Mamma. È diverso. Ci sono sempre due CPU, però la RAM è infilata qua in fondo. Comunque sicuramente per i suoi tempi era una belva assoluta questo computer. Provo ad accendere quello più grosso. Dell COM. Ma c'è Windows 10 dentro? Senza password. Non mi aspettavo di trovare Windows 10 qui dentro. Magari è stato fatto qualche upgrade, chi lo sa? Andiamo un po' a scuriosare qui dentro. Intanto vediamo che razza di dischi ci sono. Allora, questo qui è sicuramente l'SSD. E questo deve essere il RAID dei dischi. Perché 835 GB. Sono tre dischi da 300 GB l'uno. È un RAID 0. Sì! Mamma mia, non mi ci ritrovo io. Guarda che casino. Ma sono un server, guarda che bordello questo. Comunque, qui dentro ci sono due cartelle piene zeppe di roba. Ma queste sono tutte foto. Questi no, GoPro. Oh madonna. Ma non c'è settato niente su questo computer. Che lavoro è? Non c'è neanche VLC. Niente, no, non va, no, niente. Madonna, che sistema operativo del manga. Edius 7, vediamo che c'è qui dentro. Ma come? Avvia la versione di prova. Che non ci pensa neanche lontanamente ad avviarsi proprio. Niente, proprio zero, nulla. No, non funziona. Facciamo una prova con Cinebench così tanto per... E vediamo che succede. Dunque, non è... Cioè proprio no. 1535, no. Veramente niente. È un Xeon 5160. Ce ne sono due ovviamente. 3 GHz. 8 GB di memoria DDR2, Nvidia Quadro FX 3005. È un sistema troppo vecchio questo qui. Vediamo un po' il RAID dei 3 hard disk RAID 0 a quanto va. Cioè decisamente questo computer non è più al passo con i tempi. Vediamo questo, che pensavo fosse quello più scrauso, invece c'è il doppio della memoria di questo qui e dovrebbe avere anche i processori più veloci. Vediamo che succede. Dell.com si sta avviando. Sta trovando ripristino. È necessario ripristinare il PC? Ah, capolinea. Non ci provo neanche a riparare il sistema, tanto sarebbe solo un casino. Semmai posso provare con il Mini XP anche su questo. Sembrerebbe di sì. Windows XP è partito. Ok, computer, vediamo un po'. Va bene, questo qui è il disco di sistema con l'upgrade di Windows 10 e basta, non ne vede altri di dischi. No, questo ce l'ho messo io, riservato al sistema. Nazareno, project, autosave, prova per DVD, progetto, backup, senza titolo, non lo so. Sinceramente pensavo meglio, non c'è niente di interessante neanche dentro a questi computer. Non so se sia possibile in qualche modo sfruttare case di questi server, perché non so effettivamente se qui dentro si può installare una scheda madre normale. Non mi sembra proprio possibile. Gli alimentatori qui dentro sarebbero bellissimi perché sono da più di 1000 watt. Però anche qui i connettori non so se possono essere adattati ad una scheda madre normale. Forse si possono recuperare questi. Questo è un masterizzatore Blu-ray della Pioneer che può masterizzare tutto, dal Blu-ray al DVD al CD-ROM. Questa addirittura può masterizzare gli HD-DVD, una roba che proprio non ho mai visto. Mai! E c'erano anche un po' di Blu-ray insieme a tutta l'altra roba, quindi potrei anche fare delle prove, smontare la scheda madre, togliere tutto, infilarci dentro una scheda madre più moderna, ma prima devo recuperare tutti i dati da questi computer ed inviarli tutti al ragazzo che ci ha permesso di avere tutto questo materiale. E nel frattempo che preparo il prossimo video, vi do appuntamento alla settimana prossima, domenica in live. Aprirò i vostri pacchi e parlerò con voi nella chat. Se invece volete sapere a che punto sono con la produzione del prossimo video, potete guardare qui sopra, dove ho messo una barra che indica quanto manca al completamento del prossimo video. I video escono sempre di domenica, a volte possono uscire di lunedì, anzi è meglio di domenica o di lunedì, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Quindi appuntamento a domenica e nel frattempo mi raccomando, restate sani.
con i nostri.